Buongiorno a tutti. Come può suggerire il titolo di questa mia esposizione, non intendo qui proporre una lettura lineare del canto decimo dell'Inferno, quanto piuttosto soffermarmi su alcuni temi importanti di quel canto. E allora inizio con una riflessione che vorrei considerare preliminare, riflessione già evidenziata da alcuni lettori e studiosi, soprattutto di recente, e cioè il decimo canto dell'Inferno narra del passaggio attraverso il sesto cerchio degli eretici, ma risalta il fatto che nella commedia non tutti i peccatori assimilabili a una concezione medievale di eresia si trovano in questo sesto, cerchio. Se ne incontrano non pochi in altri luoghi di pena, secondo un giudizio che rende complessa la condanna dogmatica e morale. Le meschite, simbolo dell'eresia musulmana, compaiono sì nel nono e nel decimo canto, ma è nella Nona Bolgia, per esempio, Inferno 28, che ci si trova di fronte a Maometto, seminatore di discordia. Lì, sempre in quel canto, compare indirettamente anche Dulcino, una figura che incarna l'unica eresia medievale di cui si fa menzione nel poema e la cui cifra eretica, oltre che scismatica, fu senz'altro presente a Dante. Michele Scotto, per fare un altro esempio, si trova nella quarta bolgia dell'ottavo cerchio, Inferno 20, lontano dall'imperatore di cui era stato astrologo, e ancora più lontano, nel terzo del Purgatorio, noi troviamo il figlio di questi, troviamo Manfredi, e ancora l'ateo Bonifacio VIII ha la sua menzione nel canto dei Simoniaci, il diciannovesimo dell'Inferno. È evidente che a tali collocazioni corrispondono nella commedia, criteri di gravità e pregnanza della colpa. Ma è chiaro anche come il canto decimo, narrando degli eresiarchi in una concentrazione straordinaria di argomenti, adduca in posizione prioritaria, piuttosto che eresie dottrinali, il grande nodo del rapporto fra fede e incredulità, illustrando di fatto una sola eresia. Nella seconda parte di questi appunti intendo collegare poi questo argomento principale ad un'altra nozione di eresia, quella eresia filosofica che fa capo a Averroè e al suo discepolo Sigeri di Brabante, entrambi, come è noto, esclusi dal rango dei peccatori, e che riguarda indirettamente questo canto in relazione alla comparsa indiretta di Guido Cavalcanti. E allora parto subito con i primi versi dell'Inferno, dove, entrati nella città di Dite, i pellegrini finiscono per convergere solo su quella zona in cui sono custoditi dei peccatori particolari. Versi 7, 15 di Inferno 10, la gente che per gli sepolcri giace potrebbesi vedere, già son levati tutti i coperchi e nessun guardia face, e quelli a me tutti saranno serrati quando di Iosafat qui torneranno coi corpi che lassù hanno lasciati. Suo cimitero da questa parte hanno con Epicuro tutti i suoi seguaci che l'anima col corpo morta fanno. Ora, con la clausola da questa parte si deve intendere non l'intero cerchio, ma una zona della città con un gruppo di arche, dal momento che in altra zona, nel canto seguente, nel undicesimo, si accenna a un'altra arca che ospita il Papa Monofisita Anastasio II e il diacono Fotino che lo indusse all'eresia.
il nome che emerge qui è quello di Epicuro, associato ai suoi seguaci, e su questo mi soffermo ora. Ora, quanto alla definizione, vale in primo luogo il commento virgiliano di Sergio. Incinere mortmanes, credis curare sepultus. Servio, il commento di Servio a Eneide 4:34. Et bene extenuat dicendo non animam, sed cinere sed manes sepultus. Dici tautem secundum Epicureos, qui animam cum corpore dicunt perire. Boccaccio, Giovanni Boccaccio, che a quello scenario suggestivo si era ispirato per l'ambientazione della celebre novella di Decameron 6-9, questa novella dedicata a Guido Cavalcanti, e Boccaccio tratteggiava in modo analogo la figura del caposetta appunto nelle sue esposizioni, l'esposizione alla Commedia. Leggo da Esposizioni alla Commedia. Epicuro fu solennissimo filosofo e molto morale e venerabile uomo ai tempi di Filippo. È il vero che egli ebbe alcune perverse e detestabili opinioni, perciò che egli negò del tutto l'eternità dell'anima e tenne che quella insieme col corpo morisse, come fanno quelle degli animali bruti. E così è ancora più altri filosofi variamente e perversamente dell'anima stimarono. Ecco, questo passo di Boccaccio è un giudizio decisamente moderato, un giudizio che va messo in relazione alla somma dei giudizi trasmessi dalla cultura antica e medievale, quei giudizi cioè che potevano in qualche modo influire sulla narrazione di Dante. Si adotta più volte la discrepanza fra il convivio e la commedia, laddove nel convivio non si parla di Epicuro negatore della mortalità dell'anima, bensì si parla del filosofo della voluptas in associazione con altre dottrine filosofiche antiche. Si può leggere nel convivio, leggiamo questa citazione, il convivio 4, 6, 11. Uno filosofo che fu chiamato Epicuro, che veggendo che ciascuno animale, tosto che è nato, è quasi da natura indirizzato nel debito fine, che fugge dolore e domanda allegrezza, quelli disse questo nostro fine essere voluttade. Non dico voluttade, ma scrivo la perpiccio, è diletto senza dolore. E questo è il passo appunto del quarto libro del convivio. È un commento sostanzialmente attento a una possibile lettura in chiave spirituale dell'idea di voluptas, forse penso mediato da Boezio, che ne aveva ripreso i fondamenti. E questo è per l'appunto il passo di Boezio dal terzo libro della Consolatio. Qua equidem sola considerans Epicurus consequenter sibi summum bonum voluptatem esse constituit. Quod cetera omnia iucunditatem animo videantur afferre. Alle spalle, come si sa, c'era il De Finibus di Cicerone, di cui apparentemente Dante all'altezza del convivio conosceva soltanto il primo libro. E a proposito si è detto che soltanto nel secondo libro del De Finibus si può leggere un altro passo, secondo 31, no, dove Cicerone scriveva: Scripsit enim et multis saepe verbis et breviter aperteque in eo libro quem modo nominavi mortem nihil ad nos pertinere. Quod enim dissolutum sit, id esse sine sensu, quod autem sine sensu sit, id nihil ad nos pertinere omnino. Da cui alcuni hanno spiegato, ecco, il diverso giudizio che noi leggiamo in Dante fra convivio
la commedia. Ma ciò in fondo ha poca importanza, perché al di là di Cicerone e di Boezio c'è tutta una tradizione medievale di Epicuro ateo, di Epicuro spregiatore della divinità, che è diffusissima ed è certamente nota a Dante. Gli esempi più noti sono quelli, ne cito alcuni, cito Minucio Felice, l'Octavius Minucio Felice, 19, 8. Etiam Epicurus ille, qui Deus aut ociosus fingit, aut nullus naturam tamen superponit. Ma poi c'è Agostino, c'è quel passo delle Confessioni di Agostino, 4, 16, 26. Et disputabam cum amicis meis de finis bonorum et malorum, Epicurum acepturum fuisse palmam in animo meo. Nisi ego credidissem post mortem restare anime vitam, et tractus meritorum quod Epicurus credere noluit. Cito ancora il passo di Isidoro, le etimologie di Isidoro, 8, 6, 15, 16. Asseruit autem deum nihil agere, omnia constare corporibus. Animam nihil aliud esse quam corpus, unde dixit non ero postea quam mortus fuero. In ragione di quella tradizione, di fatto, Epicuro subisce nell'inferno un trattamento diverso dagli altri filosofi, finendo collocato nel sesto cerchio invece che nel limbo, con una menzione fugace quasi priva di interesse specifico, ma ugualmente decisiva, che fa riferimento non all'illustre filosofo, ma a un'immagine dipendente piuttosto da una cultura diffusa. Come sempre, in Dante non conta la gravità della colpa quanto la sua peculiarità, componente essenziale dell'economia figurale del poema, che porta in questo caso a ridurre il filosofo a un caposetta illustre negatore dell'immortalità dell'anima. Ora, quanto alla sostanza, l'incredulità occupa fra le possibili eresie un posto speciale, perché non sostituisce una dottrina diversa a quella ufficiale, ma nega la teologia stessa, a quella fattispecie di miscredenza, e solo a quella si appunta l'interesse della narrazione dantesca, alla radice di tutte le eresie, in quanto sottrazione totale alla vita umana di ogni istanza metafisica e spirituale. Si tratta per Dante di un problema archetipo, giusta la particolare severità che noi possiamo leggere, ecco, in un altro passo del Convivio, Convivio secondo 8:8, dove Dante diceva: "Dico che entra tutte le bestialità di quella è stoltissima, vilissima e dannosissima, chi crede dopo questa vita non essere altra vita. Però che se noi rivolgiamo tutte le scritture, sì dei filosofi come degli altri savi scrittori, tutti concordano in questo, che in noi sia parte alcuna perpetua." Ora però l'incredulità è anche a livello storico, è anche un problema cruciale per Firenze e per la sua storia, se non per l'intera cultura medievale del 200. Per cui sarà opportuno concentrarsi su come quella incredulità viene rappresentata dal pellegrino, ovvero sui seguaci di Epicuro, su coloro che appunto l'anima col corpo morta fanno, che sono i veri protagonisti del canto. E su questo punto, studi antichi come recenti, molti dei quali autorevoli, hanno dato letture sulle quali varrà di riflettere ancora.
Farinata. Nella prima immagine di Farinata, questo seguace di Epicuro, che ritiene l'anima mortale insieme al corpo, si legge che sergeva col petto e con la fronte come avesse l'inferno a grande spinto. La glossa antica spiega l'immagine potentissima. Leggo da Benvenuto: Vir prudens et probus ut dicetur statim, tamen imitator Epicuri, non credebat esse alium mundum nisi istum. Unde omnibus modis studebat excellere in ista vita brevi, quia non sperabat aliam meliorem. Ecco dunque il collegamento fra l'incredulità e la costante dedizione all'eccellenza nella vita terrena. Quanto all'eresia storica di Farinata, si legge in un'altra glossa, in quella di Pietro di Dante: Et vere aeretici et patarini dicidebent maliziosi. Nam maliziam secundum philosophum dicitur malus habitus, id est mala electio, cum quis commisso peccato de ipso gaudet. Ancora, più analiticamente, ma sempre nella stessa chiave, si esprime l'ottimo commento, dove si legge nell'ottimo commento: in questo errore cadde Messer Farinata degli Uberti di Firenze, cavaliere altra guisa di grande valore ed antica schiatta, e caddevi Messer Cavalcante dei Cavalcanti di Firenze, cavaliere in sue opere leggiadre. E caddovi molti nel presente tempo, connumerati sotto il generale vocabolo detto Paterini. Laddove si direbbe, la clausola del presente tempo farebbe indicare addirittura il tempo di chi scrive. E più avanti, item nulla cosa e senza sua propria opinione. La propria opinione dell'anima si è intendere. Intendere non puote senza la fantasia, che è organo corporale, come dice Aristotele, libro terzo dell'anima. Dunque l'anima non puote permanere partita dal corpo. Infine, qui sono gli argomenti che fanno gli epicurei paterini. Laddove di nuovo associazione epicurei e paterini. Ed è accanto a questa associazione è da rilevare la comparsa del terzo libro delle De Anima di Aristotele, che è un richiamo che è da collegare a quello che si leggeva prima, il Secundum Philosophum di Pietro di Dante. Ora si nota che l'aggettivo epicuro, dunque, è in ogni caso un equivalente semantico di patarino. Paterino, parola di etimo incerto, che indica in origine i seguaci, quel movimento religioso popolare milanese, la pataria, e poi per estensione altri fenomeni, anche di tipo ereticale, come i Valdesi e gli Ummidiati. Ecco, un movimento che poi nel secolo XIII si era ridotto di fatto a significare i soli eretici catari. Ed entrambi i termini, si noti fino ad ora, non ricorrono né in questo canto né in altri luoghi dell'opera dantesca. Però sono termini che hanno il loro rilievo se si passa dalla glossa antica ai documenti che riguardano la vicenda di Farinata. Come è noto quanto a Farinata, sappiamo di una condanna postuma del 1283, enunciata ai suoi danni dall'inquisitore francescano Fra Salomone da Lucca, trasmessa da un documento originale, ora che sta nel manoscritto strozziano dell'Archivio di Stato di Firenze, scoperto e pubblicato da Ottokar. Questa sentenza dannava l'uomo assieme alla moglie Adeletta come eretici consolati, con l'ordine che le loro ossa fossero separate da quelle dei fedeli.
Ove nella clausola consolamento recepto, il termine consolatus indica nello specifico il supremo grado di perfezione raggiunto dai seguaci dei gruppi catari col rito del battesimo dello Spirito Santo e con la professione dei voti di povertà e di castità. Questa accusa di affiliazione ai catari afferisce in effetti all'eresia principale, all'eresia principe della storia duecentesca, un'eresia specifica che all'epoca si documenta spesso addirittura come sinonimo di eresia in generale. Un'eresia, si aggiunga, pervasiva, in particolare nel contesto fiorentino. Se non che il caso di Farinata ha riscosso negli studi molte perplessità, e in primo luogo da parte di Ottokar, lo scopritore del documento, e poi ne hanno scritto altri, fra cui mi piace citare qui un giudizio di Arsenio Frugoni. Frugoni scriveva: "Catara consolata ad Aleta", e forse sarà stato anche così, se tanto frequentemente le donne erano sedotte dalla religiosità ereticale. "Ma Cataro consolato il terribile ghibellino Farinata", sarà stato soltanto uno spirito forte. In sintesi, i giudizi si orientano a inquadrare un processo dottrinale che agiva a livello strategico, un atto strumentale che convertiva la fama conclamata di ateo allo stigma dottrinale arbitrario di catara consolata, utile alla facile esecrazione del peccato. Ora è possibile, anzi è probabile, che Dante e i lettori del tempo sapessero bene di quella condanna, ma è significativa l'assenza nei versi danteschi di qualunque riferimento ad essa, come al catarismo nell'insieme. L'intera commedia, l'intero corpus dantesco in realtà non parlano mai dell'eresia catara, lasciando intendere un evidente disinteresse per quelle dottrine così diffuse nel 200. E ciò si deve spiegare considerando l'ormai definitiva eclisse di quell'eresia a partire dalla fine del secolo, così come dei Patarini. Dante è attento soprattutto al suo tempo, come si scorge, per esempio, nel diverso interesse per l'altra eresia degli Apostoli, ricordata quasi artatamente nell'immagine di Dolcino, come si diceva nel canto 28° dell'Inferno. Ma questa rimozione è anche importante nell'ottica del ritratto dantesco di Farinata, perché dall'altra parte ciò che il canto decimo mette in speciale evidenza è il Farinata grande eretico in quanto grande ghibellino. Su questo versante i documenti non solo ci sono, ma sono costanti, sono molto estesi, testimoniando questo connubio nella cultura vulgata fra ghibellinismo da una parte e epicureismo alla metà del 200. E per questo aspetto Dante aderisce quasi naturalmente a una tradizione concorde quanto diffusa. E se ciò ha un senso, si dovrà considerare lo slittamento essenziale per cui una vicenda ereticale individuale converge in una vasta e pregnante vicenda politica. Sul piano storico, la convergenza si spiega anche in ragione del costante equivoco dottrinale che attraversa tutta la temperie duecentesca. Il catarismo non aveva niente a che vedere sul piano dottrinale col ghibellinismo, avversario della Chiesa, ma certo non coinvolto con le ansie paligenetiche del catarismo. Ma è pur vero che nella pubblicistica del tempo i due fenomeni risultano spesso associati, tanto che la sconfitta definitiva dei ghibellini finisce per coincidere storicamente col declino dell'eresia catara. E per l'ottica di Dante, evidentemente, se da una parte l'eresia catara è rilevante in sé, non è irrilevante per niente quella ghibellina. Ora, tornando al testo, è prima di tutto
alla costruzione di un'immagine che si dedicano i versi danteschi. Inaccettabile nella sostanza l'idea, prima romantica, poi idealistica, che Farinata sia una creazione poetica separabile dalla sua colpa, l'elemento specifico dell'eresia risulta essenziale a un ritratto politico. Questo elemento ora non si evidenzia subito se noi leggiamo il canto, non si evidenzia subito, giacché a ben vedere il primo cenno del dannato è al parlare fiorentino di Dante. Vabbè, famosi versi 22-27 del canto decimo, o tosco, che per la città del fuoco, vivo tembai, così parlando onesto, piacciati di restare in questo luogo. La tua loquela ti fa manifesto di quella nobile patria natio alla quale forse fui troppo molesto. Ora, il parlare onesto già lo si incontra nel secondo canto, Dante nel secondo canto dell'Inferno. Dante nella commedia è esplicitamente parte della bella e grande scuola di Virgilio, e si pensi anche al quarto canto. E dunque, per dirla con Giuliano Tanturli, su questo argomento non è ammessa falsa modestia. Farinata, riconoscendo il parlare onesto di Dante, ne proclama l'acquisito magistero poetico, che poi è una cosa con la sua fiorentinità. E di qui, infine, al verso 39, le parole di Virgilio, no, Virgilio che si rivolge a Dante, le parole tue sien conte, da intendere possibilmente nel senso di nobili, secondo un'indicazione di Barbi, o dal latino compitus nella accezione retorica della Conta Orazio, l'orazione aperta, ordinata. Più avanti, Farinata è detto magnanimo, appellativo che nella commedia si applica a Virgilio, come sappiamo, rinvio ancora Inferno secondo 44, e che qui sta in un'accezione che va anch'essa discussa e variamente legata alla grandezza positiva dell'uomo o alla ambizione e superbia del capo di parte. Si legge in Benvenuto. Benvenuto da Imola, fuit enim Farinata superbus cum tota sua stirpe. Unde autor, decimo sesto capitolo Paradisi, exclamat, o quali vidi quei che son disfatti per loro superbia. Et dicit, come avesse lo inferno a grande aspetto. Id est mundum, quia magnanimus fuit et videbatur spernere alios. Si legge ancora in Francesco d'Abuti, questo è Francesco d'Abuti, e qui è da notare condizioni del magnanimo che non si muta negli atti di fuori, benché oda cosa che li dispiaccia, come lo pusillanimo. E ancora è da notare che questa magnanimità era in Messer Farinata per vizio, non per virtù, cioè per superbia, imperocché in inferno non può essere virtù. A monte di questi passi stava senz'altro Agostino, questo passo famoso di Agostino, la Enarratio in Psalmum 124,5, dove Agostino scriveva: Tales montes iam sepe dipsimus vobis significant magnas quasdam animas, sed malas. Non enim putetis fratres, quia potuerunt fieri aereses per aliquas parvas animas. Non fecerunt aereses nisi magni homines, sed quantum magni tantum mali montes. Il rilievo che si dà al personaggio non è dunque né positivo né negativo.
grande nell'assegnare un peculiare grado di nobiltà all'avversario politico. E di qui la sostanza drammatica dell'episodio, dove la grandezza del nemico è lo strumento stilistico, ma anche lo strumento conoscitivo preminente a nobilitare l'altro personaggio dialogante, e cioè Dante stesso. Leggo da Inferno 42-51, questo celebre passo: chi fuor li maggior tui? Io che era d'ubbidir desideroso non gliel celai, ma tutto gliel apersi, onde levò le ciglia un poco in suso, poi disse fieramente: furo avversi a me, ai miei primi, a mia parte, sì che per due fiate li dispersi. Sei fu cacciati e tornar d'ogni parte, risposi io lui, l'una e l'altra fiata, ma i vostri non appreser ben quell'arte. Non si finisce mai di commentare, ecco, questo scambio di battute. La dislocazione dei personaggi sulla scena, il breve dialogo precedente, tutto concorre a inquadrare la narrazione come uno scambio che non è alla pari. Agli occhi di Farinata, Dante, prima ancora di essere guelfo, è persona non paragonabile quanto al rango. E quanto fosse importante nell'ottica dantesca il conflitto familiare in associazione a quello politico è già stato illustrato in modo ampio e pertinente. Quanto fosse esemplare per il poeta la nobiltà di sangue degli Uberti lo spiega Dante stesso nel quarto del Convivio. E poi mi piace citare qui una frase di Fosler, che diceva così: bisogna cercare di figurarsi quanto terribili, paurosi, cattivi e insieme belli si presentassero alla fantasia di un borghese guelfo allevato dai francescani, questi esemplari giganteschi del mondo feudale germanico. Il punto è che attraverso il confronto fra le famiglie e i maggiori, l'uomo di fama ancora limitata all'atto di rispondere al nobile quasi sdegnoso, qui quasi ha proprio il valore latino di come, al modo di, dice in modo implacabile il motivo essenziale della vicenda che gli sta a cuore, l'affrancamento definitivo della città da quella parte ghibellina di cui Farinata era stato capo dal 1239. È la parte sconfitta della storia. Un medioevo che emblematicamente sta morendo, quello che Dante ci rappresenta. Un'epoca contrassegnata dal dominio delle grandi casate feudali sulle città, di armi, di grandi cavalierati ora disfatti, come si legge nel XVI del Paradiso, dove compaiono per l'appunto anche gli Uberti. Si sa che la tradizione antica su Farinata deve molto per questi aspetti di nobilitazione al ritratto dantesco, a fronte di altri testi che associano al personaggio aspetti meno nobili. Ma qui tutto è correlato all'appartenenza ghibellina del comandante. La lingua nobile, la patria nobile, l'amore per Firenze antica, sono tutti elementi di un antico valore aristocratico che la commedia convoglia nel secolo precedente e che consentono a Farinata, pur apprendendo che la storia volge in definitiva contro la sua parte, che consentono a Farinata di impartire la sua lezione a Dante. A sigillo di questo quadro, in cui l'ateismo è regolarmente implicato con la contesa politica, con la contesa militare, soccorrono a Farinata dei compagni. Versi 118 e 120 del canto decimo: qui con più di 1.000 giaccio, qua dentro è il secondo Federico, è il cardinale e degli altri mi taccio. È chiara la cifra selettiva delle indicazioni. Qui dentro sono in tanti e io menziono solo i più nobili, i più autorevoli, i più emblematici. Nominando Federico e il cardinale, Farinata consolida senz'altro questo nesso tra ghibellinismo e ateismo, alludendo a referenti storico-politici assimilabili.
Ora, la menzione di Federico è disarmante rispetto ad un'attesa potenzialmente grande, se solo si pensa alle tante speciali occorrenze dantesche, quelle del primo libro del De Vulgari Eloquentia, su Federico e la cultura, l'illustre cultura dei siciliani, quelle del quarto libro, quella del quarto libro del Convivio, e poi c'è la menzione del tredicesimo dell'Inferno. Pier delle Vigne, il mio signor che fu d'onorsi degno, e poi il ventitreesimo dell'Inferno, l'imperatore che punisce i rei con tuniche di piombo, e poi il sedicesimo del Purgatorio, il terzo del Paradiso, la luce della gran costanza che del secondo vento di soave generò il terzo e l'ultima costanza. Ecco, tanti passi che danno del sovrano un ritratto articolato, talora entro una valutazione della dinastia sveva. A fronte di tutto questo, le parole del canto decimo sono riduttive più e oltre che impietose. C'è niente della possibile rappresentazione del mondo imperiale, aristocratico, antipapale, che Farinata appunto leggeva nel passato recente dell'Italia, quale aveva vissuto in prima persona. Direbbe di quel mondo al tramonto, al quale il pellegrino non appartiene, ma che senza dubbio subisce nel suo fascino in relazione alla mediocrità sorda e violenta della parte guelfa che lo manderà in esilio, elemento costante pur nella discussa, complessa evoluzione delle idee politiche dantesche. Né si può dire che la menzione dantesca indugi sul tradizionale ritratto di Federico miscredente e dissoluto, quello della cronaca di Salimbene, ecco, per fare un esempio, ecco, si può leggere questo passo di Salimbene: ut deomine quem vivunt includebat in veget donec ibi moreretur, volens per hoc demonstrare quod animam totaliter deperiret, quasi diceret illud Isaia 22º, ecce gaudium et Letitia. Uccidere vitulos et jugulare arietes, comedere carnes et bibere vinum, comedamus et bibamus cras enim moriemur. Che poi è un ritratto questo che passerà a Villani, ecco, si può leggere anche appunto anche questo altro passo della cronica di Villani, e fu dissoluto in lussuria in più guise, e tenea molte concubine e mamelucchi a guisa dei saracini, in tutti i diletti corporali volle abbondare, e quasi vita epicurea tenne, non facendo conto che mai fosse altra vita. E questa fu l'una principale cagione perché venne nemico dei chierici di Santa Chiesa. Insomma, voci che dicono del lungo articolato processo di demonizzazione da parte della Chiesa, in specie dei francescani, di questo anticristo, libero pensatore, promotore di culture alternative, di questo anticristo che aveva ospitato presso di sé Michele Scotto, catalizzatore di attese millenaristiche, autore del manifesto Illos Felicis ai principi d'Europa, denso di contenuti sulla necessità di riportare la Chiesa al suo stato primitivo di povertà, un tema che attrasse i contemporanei. Kantorowicz ebbe a dire: lo Stauffen anticipava la grande visione universale di Dante, un papa povero, simile a Pietro, accanto a un imperatore possessore di tutte le ricchezze, simile ad Augusto. Anche se nella chiara luce della condanna, la menzione di Inferno 10 è priva di commenti nella sua necessaria essenzialità, e
applicata all'ottica letterale delle colpe e delle pene. Federico brucia nell'arca, così come nelle sue Costituzioni, Regni Sicilie aveva disposto che gli eretici vivi in conspectu populi comburantur flammarum commissi iudicio. Brucia fra gli eretici perché a lui e al suo magistero politico si imputa un'intera stagione di ateismo. La menzione del cardinale Ubaldini va letta ovviamente nella stessa chiave, circa l'ateismo di Ottaviano Ubaldini. In particolare, la glossa attinge a una medesima tradizione. Il Lana, l'anonimo commento, benvenuto, trasmettono concordemente la stessa frase, questa frase famosa, pronunciata, si dice, da Ottaviano, che qui rileggo in questa versione delle Esposizioni di Boccaccio. Possiamo leggere appunto questo passo delle Esposizioni di Boccaccio, il quale, secondo che alcuni scrivono, tenne vita piuttosto signorile che chiericale, ne fu alcuno altro che tanto fosse e si mostrasse ghibellino quanto egli, intanto che, senza curarsi che papa o altri se ne avvedesse, fieramente favoreggiò gli ghibellini, nemici della Chiesa, e avendo, senza guardarsi innanzi, aiutati in ciò che potuto aveva sempre i ghibellini, e in un suo bisogno trovandosi da loro abbandonato, e di ciò dolendosi forte, tra le altre parole del suo rammarichio disse: «Se anima è perduta l'ho per i ghibellini», nella qual parola fu compreso per molti lui non aver creduto che anima fosse la quale dopo il corpo vivesse. A ben vedere, in sostanza, anche l'Ubaldini paga evidentemente il prezzo di una memoria costruita dalla tradizione guelfa fiorentina. In effetti, tutto questo ricade quasi automaticamente nella commedia, enfatizzando il collegamento e il filo che unisce nel ghibellinismo Farinata, l'imperatore e il cardinale. E tutto parrebbe collimare a questo punto. Questa piena identificazione dell'ateismo epicureo con le storiche del ghibellinismo duecentesco. In realtà le cose non stanno così e Dante ce lo indica ponendo accanto a Farinata un guelfo di nome Cavalcanti. Versi 52-54. Allor sorse alla vista scoperchiata un'ombra lungo questa infino al mento, credo che s'era in ginocchia levata. I lettori di ogni tempo non finiscono di meravigliarsi per l'effetto di contrasto. Cavalcante, che diversamente da Farinata sta in ginocchio, piange, manifesta passioni diverse rispetto al compagno di pena, spicca la sua natura non magnanima, legata a una dimensione privata piuttosto che politica. La sua debolezza di padre entra un'immagine non eccelsa. Versi 67-72. Di subito drizzato gridò: «Come dicesti?» E li ebbe, non vivelli ancora, non fiere gli occhi suoi lo dolce lume. Quando si accorse d'alcuna dimora che io facea dinanzi alla risposta, supin li cadde e più non parve fora. Qui siamo esattamente alla metà del canto, nella sua acmè drammatica, che coinvolge il lettore verso il dolore del padre che ha creduto di apprendere dalle parole del poeta la perdita del figlio. Perdita definitiva, irrimediabile, straziante per chi non crede nella sopravvivenza dell'anima e che dunque nella luce della vita, il dolce lume che rinvia a Ecclesiastes 11:7 in senso negativo, chi non crede nella luce, nella vita e nell'ingegno dell'uomo terreno, solo nell'ingegno dell'uomo terreno ripone ogni tesoro possibile. Anche in questo caso, la tragica del dramma di Cavalcante non deve fuorviare. Noi lettori ci immedesimiamo prima di tutto nel genitore che crede morto il figlio, nel suo orgoglio per l'immensa levatura di quel figlio. E non dimentichiamo che Guido è una delle figure più alte del Novecento.
Ma Dante non conosce la compassione nell'accezione che il termine può avere nei nostri tempi, e per Guido, così come per Cavalcante, prova a quell'altezza sentimenti tutt'altro che lineari. Ora di Cavalcante la storia ci ha tramandato poco, con molte incertezze. Uno studio recente ha smentito addirittura la presunta parentela con Farinata, acquisita tramite il matrimonio di Guido con Beatrice, figlia dell'Uberti. Delle sue opinioni in materia di fede non si sa niente, e anche per questo ci si deve rassegnare alla chiosa più economica e ragionevole, e cioè che Dante lo colloca tra gli increduli perché sa che Cavalcanti era un incredulo. Si sa di più invece, questo si sa invece sulla famiglia, su questa famiglia magnatizia, famiglia di origine mercantesca, dunque non così blasonata come gli Uberti, la sua appartenenza alla parte guelfa, le conseguenze, i danni subiti dalla famiglia dopo le vicende disastrose, prima nel 1248 e poi nel 1260 dopo Montaperti. È stato scritto che il canto decimo esprime un temporaneo distacco politico dal ghibellinismo, ma bisognerà pur valutare il diverso e meno edificante rilievo che in questo contesto del canto decimo, ha Cavalcante dei Cavalcanti, personaggio che spezza la trafila chiara dei ghibellini inserendo un elemento estraneo. E su questo io credo che sia da azzardare un'ipotesi. Cavalcante sta prima di tutto, accanto a Farinata, a rappresentare l'altra parte in guerra, dominata dall'odio e lontana dalla saggezza del benfare, esattamente come il poema camperà poco dopo, nel XVI dell'Inferno, con gli esempi di Jacopo Rusticucci e di Tegghiaio Aldobrandi. Cavalcante, verso il quale Dante non ripone chiaramente alcuna simpatia, sta vicino a Farinata perché partecipa di una medesima incapacità, l'incapacità di intendere il disegno superiore che sovrasta la guerra di parte. Una incomprensione questa che è specifica degli atei, il non capire che il conflitto fratricida è una vana vocazione tutta terrena, non sottoposta a un fine trascendente. Cavalcante però, dall'altra parte, ha un altro ruolo in questo canto decimo, e cioè quello di introdurre la comparsa in diretta del figlio, la comparsa in diretta di Guido. Versi 55-60, d'intorno mi guardò, come talento avesse di vedersi altri era meco, e poi che il sospecciar fu tutto spento, piangendo disse: se per questo cieco carcere vai per altezza d'ingegno, mio figlio ov'è e perché non è teco? Ed è perfettamente credibile la prospettiva di questo vecchio che non conosce il potere della grazia e dunque non può che pensare a un viaggio così straordinario solo come prerogativa di chi eccelle nell'intelletto. Molto meno chiara, si sa bene, è la risposta di Dante: da me stesso non degno, colui che attende là, per cui mi mena, forse cui Guido vostro ebbe a disdegno. Il che ci porta a riflettere ancora sul senso della presenza di questo personaggio così scomodo, così difficile nella memoria di Dante, vero fulcro in absentia del canto, il che significa a riflettere su quella resa dei conti che coinvolge un confronto dottrinale e di amicizia e di poesia. Ora, sulla crux arcinota non sto a ripercorrere un dibattito così lungo e denso di interventi, impossibile riassumerli qui, soprattutto poi perché non ho argomenti ulteriori che possano apportarvi chiarezza. Magari intendo sviluppare un aspetto più limitato, ecco, un aspetto più limitato del rapporto fra Dante e Guido nella chiave della sua immagine morale e dottrinale.
Nemmeno per Guido, questo è evidente, Dante manifesta qui alcuna forma di simpatia, né ciò potrebbe essere, perché il disdegno di Guido riguarda necessariamente la materia principale del canto. E su questo, quanto segue, intende ripercorrere una questione che è stata più volte sollevata nella luce di una semplice domanda. E cioè, citare qui il primo amico nel canto decimo significava per Dante indicare la sua futura destinazione? Ecco il punto. Ora, quando si tratta di indicare dove andranno persone ancora vive, Dante in genere è chiaro. Per Bonifacio VIII, un altro ateo, Inferno 19, o per Dolcino, un altro eretico in Inferno 28. In questo caso il testo lascia più di un dubbio, a ben vedere non risolto nei commenti antichi, secondo la lettura dei commenti antichi. Qui cito ad esempio questo passo di Benvenuto da Imola, che fra gli altri mi pare il più perspicuo. Errorem, quem pater abebat, ex ignorantia, ipse conabatur defendere per scientiam, dove si intende chiaramente accomunare padre e figlio, ma includendo un conciso elemento di distinzione, la scienza di Guido, che lo distanzia dalle credenze del padre. La scienza del filosofo, dunque, più precisamente, quell'averroismo che Dante conosceva molto bene e che per lui valeva molto rispetto alla ben minore caratura dell'ateismo del padre. Sappiamo bene come parla Boccaccio, vi faccio sempre la famosa novella di Decameron 6,9, dove Guido è definito filosofo che alquanto tenea dell'opinione degli epicuri, ma con un'aggiunta di qualche rilievo, e questo è il passo appunto della novella del Decameron, dove Boccaccio dice: si diceva tra la gente volgare che queste sue speculazioni erano solo in cercare se trovarsi potesse che il Dio non fosse. È una frase che implica distacco, cioè indicando una diceria dalla quale il narratore esenta per correttezza il proprio giudizio. Il che significa in sostanza il medesimo distinguo di Benvenuto, nel padre, cioè in Cavalcante, un ateismo radicato, non supportato da una scienza, nel figlio una scienza che indaga sulla stessa materia. Ora, ciò che resta di quella scienza è tanto se si pensa a Donna me prega, suo trattato in versi di matrice averroistica così distante dall'esperienza dantesca della vita nuova, quella prima tappa, la vita nuova appunto, che prima tappa di un percorso che attraverso Beatrice porterà a Dio secondo ragione. Queste dottrine di Guido, per come le conosciamo, hanno portato a mio parere a alcune forzate assimilazioni, nel senso di giustapporre una nozione vulgata di epicureismo, così come appare nel canto decimo, alla filosofia, al pensiero di Guido. Ora, Dante dell'averroismo fa piena mostra nella commedia e in altri luoghi, ma in ogni caso, e questo è il punto principale, a mio avviso, non se ne è occupato narrando degli eretici del canto decimo. Eppure l'eresia, lo dico perché l'eresia del sesto cerchio è stata letta da molti in quel segno, finendo per applicarsi in un medesimo peccato, in un medesimo pensiero, a Guido, anche a Guido. Quel pensiero che già il commento di Benvenuto attribuiva chiaramente solo a Guido. A proposito, si possono citare diversi interventi, da Pesard a
Bozzetti e ancora Maria Corti. Studiosi che hanno visto nella menzione di Guido del canto decimo un'allusione alla natura eretica delle dottrine averroistiche. Il che dà per ovvio, a mio parere, questo dà per ovvio ciò che ovvio non è, che cioè all'altezza di Dante e soprattutto per Dante gli averroisti fossero degli eretici. In realtà nella tela semantica e linguistica del canto non si fa alcun cenno a una miscredenza filosofica riconducibile alle famose condanne del vescovo Tempier. Guido è sì ben presente con una menzione che occupa non casualmente il centro, del canto, il centro narrativo e drammatico del canto, ma niente dice che risulti destinato allo stesso sepolcro del padre. E su questo punto, con più aderenza al profilo testuale, si era già espresso Barbi e anche Nardi si chiamava dubbioso. Anche Bruno Nardi scriveva questa frase. Per questa dottrina averroistica intorno all'amore, il figlio di Cavalcanti era forse degno della dannazione eterna come il padre, e questo ha forse inteso o temuto Dante, come sembrano pensare taluni. Non oserei affermarlo, così scriveva Nardi. E sarei per ribadire questo sulla scorta di alcune considerazioni che sono ben schematizzabili. In primo luogo, il dissidio fra Dante e Guido è cosa certa e risale al contrasto dottrinale fra Don Brega e la Vita Nova, dove la riflessione sulla natura d'amore portava a definire la materia in relazione all'anima umana. Ma niente ci dice che quel contrasto fosse per Dante assimilabile ad una nozione di eresia. In secondo luogo, l'evidenza di tutto questo è nel testo stesso della commedia, e cioè nei tanti luoghi danteschi che trattano la materia dell'averroismo, a partire dallo stesso Averroisse, che è il gran commento Feo, così come si legge, così come noi incontriamo il personaggio nel quarto dell'Inferno. Averroè, che è l'emblema primo di una filosofia che in Dante evidentemente non porta alla dannazione per eresia. Ecco, per questo aspetto io credo che molti commentatori abbiano sovrapposto superficialmente la storia dell'averroismo duecentesco con la fortuna successiva, con una fortuna trecentesca di Averroè, che davvero nel 300 fece di questo filosofo una sorta di emblema dell'incredulità. La damnatio di Averroè in realtà risale soltanto a partire da Egidio Romano e da Raimondo Lullo e confluirà in atteggiamenti conclamati a livello di cultura diffusa. Mi viene in mente qui l'affresco di Andrea di Bonaiuto di Santa Maria Novella, che ritrae il filosofo sconfitto ai piedi di Tommaso in gloria. Oppure mi vengono in mente gli attacchi di Petrarca nel Deozio religioso e nelle invettive contra Medicum. Di questo clima trecentesco, tardo trecentesco, semmai risentirà proprio Benvenuto da Imola. Benvenuto da Imola che commentava Dante intorno al 1380 e che sul passo che riguarda Averroè si interrogava ansiosamente, ecco, e diceva: questo è il passo di Benvenuto, sed hic statim obicitur quomodo autor posuit istum sine pena, qui tam impudenter et impie blasfemat Christum dicens quod tres fuerunt baratores mundi, scilicet Christus, Moises et Mahometus. Quorum Christus quia juvenis et ignarus crucifixus fuerit. Ma il pensiero di Dante è un'altra cosa. Il pensiero di Dante, così come è espresso nella commedia, con quella cultura anti-averroistica, non ha niente a che vedere. Le sue fonti, le fonti di Dante,
erano diverse per questo aspetto. Erano fonti che risalgono ad Alberto Magno, prima di tutto, a Tommaso, stesso Tommaso, filosofi e teologi per i quali Averroè non è né uno scettico, né un blasfemo, né un empio, solo un cattivo psicologo che professa due tesi false, ma strettamente dipendenti l'una dall'altra, e cioè la definizione dell'intelletto possibile come una sostanza realmente separata dall'anima umana e una o unica per tutti gli uomini. E di questo parla l'opera dantesca, a partire da altri noti passi che noi conosciamo, come nel quarto libro del Convivio, oppure come in alcuni passi del Monarchia. Il pensiero averroistico, in altre parole, per Dante è un pensiero errante e non eretico. Non sto qui a ripercorrere il filo concettuale che nel Purgatorio smentisce progressivamente l'impianto averroistico. Si tratta cioè di un pensiero degno di quel rispetto che si dà a colui le cui idee tengono conto della sola ragione umana. Un pensiero naturalmente che il pellegrino smentisce, come avviene per l'appunto nel percorso del purgatorio, ma che in ogni caso viene collocato assieme al suo fondatore, ad Averroè, viene collocato nel dominio del castello degli spiriti maligni, dei pensatori che errano, non certo di eretici, filosofi la cui indagine ha nobiltà e legittimità in quanto è un percorso verso la verità, niente di ignobile o peccaminoso, semplicemente è il segno del limite della ragione umana. E con questo in chiusura non posso fare a meno di citare un altro personaggio che noi troviamo nel Paradiso, Sigeri di Bramante, sul quale i lettori si sono interrogati a lungo, ecco, riguardo a questa presenza così particolare, dove appunto nel canto decimo il personaggio, ecco, questo illustre filosofo averroista, è addirittura introdotto per bocca di Tommaso. Questi: onde a me ritorna il tuo riguardo e il lume di uno spirito che in sentieri gravi a morir li parve venir tardo. Essa è la luce eterna di Sigeri, che leggendo nel vico degli strami sillogizzò invidiosi e veri. I lettori, gli studiosi, hanno provato talora a campare la leggenda diffusa proprio a partire dai commenti danteschi, ecco questa leggenda del filosofo infedele che alla fine della vita si converte alla teologia. Ma questa leggenda in Dante manca. Di Sigeri resta, semmai, se per voce di Dante, il racconto della tragica fine, nel fiore, e niente altro. Altri hanno messo in dubbio la reale conoscenza di Sigeri da parte di Dante, ma già, ancora una volta, ecco, ricorro a quei primi studi di Nardi che dimostrarono chiaramente che ciò non può essere vero. Nella commedia, Sigeri, il grande averroista, lungi da essere un convertito, è colui che propagò verità invidiose, cioè tali da comprometterne la figura a opera dei detrattori. Resta un'immagine non del tutto tradizionale, così come essa procede dallo scorcio del secolo, dell'averroista che sillogizza e che, malgrado i distinguo di cui Dante probabilmente tenne conto, si qualifica come interprete del filosofo. Resta soprattutto questo sguardo finale sull'averroismo come filosofia pura, di conserva col riconoscimento dell'autonomia dell'ordine mondano entro il quadro complessivo della sapienza cristiana. Ora, se tutto questo ha un valore, se tutto questo può avere una relazione col canto decimo dell'Inferno, si dovrà dire appunto che in quel canto decimo non è dato mai
leggere riferimenti alla dottrina averroistica, a fronte invece di un'eresia epicurea che è difarinata e di Cavalcante e che racconta di un pensiero ateo in un'epoca precisa della storia politica fiorentina, quella delle lotte civili e del definitivo tramonto del ghibellinismo. È vero che Guido compare in quel contesto, lo evoca Dante stesso, è ben vero che a quel contesto è in relazione, ma il suo disdegno non è eresia, non penso che si possa interpretare nella chiave dell'eresia. I versi di Dante implicano allora riflessione, meditazione, certo riprovazione, ma non devianza o peccato morale. E con questo ho concluso, vi ringrazio per l'attenzione.